sorriso, tanta allegria, musica e affetto sono i doni che l'associazione Come un raggio di sole di Botricello ha portato agli ospiti del Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro per l'Epifania, un luogo dove si combattono ogni giorno la SLA e le malattie neuromuscolari e dove i sorrisi hanno un sapore diverso, un sapore di vita. Tanti auguri a tutti e a tutti, piccolo e grande. Sonia, Rosa, Alessio, tante sono le storie che si incrociano in questi reparti, storie di chi con gli occhi vigili e la mente lucida capisce che la malattia sta portando via tutte le capacità del proprio corpo, ma non la voglia di sorridere. Una comunicazione che non sia necessariamente soltanto di tipo verbale è importante, e quindi il contatto fisico e l'intrattenimento in genere diventano un sistema per comunicare da parte loro la voglia di esserci e di essere considerati, e da parte nostra la volontà e il tentativo di essergli vicino e di aiutarli in qualche modo. Uno scambio di energia e di emozioni dunque tra gli operatori sanitari, volontari e i pazienti in un vero clima di festa, un'occasione in cui a tutti è concesso sentirsi un po' bambini. Sempre Minni, Titti e Silvestro. Io sono una piccolina. Io sono Salvatore Arcieri, sono un operatore sanitario. Mi ricordano non i vecchi tempi, perché fino all'anno scorso ero io che portavo sti ragazzi nelle parti dei bambini e farli rallegrare insieme a Topolino, alla Befana e così via. Per me è importante avervi visto e sono stato, diciamo, contento nel vedere che oggi sono tornato anche io bambino. Che siano adulti o bambini, che si tratti di patologie più o meno gravi, quel sostegno umano fatto di parole semplici, attenzioni e piccoli gesti per dare conforto tra interventi e terapie, è questa la cura di cui i pazienti hanno sempre bisogno. Sì, mi vogliono tutti bene, qua sono le persone bravissime tutte. Brava Sonia! È stata un'esperienza veramente forte, sia per noi adulti sia per le ragazze. Comunque veramente non ho parole per esprimere queste sensazioni che abbiamo provato oggi. Rossella Galati per la CNews 24.